L'Inter è campione d'Italia per la 20ª volta. Il verdetto è arrivato nell'atteso posticipo del lunedì sera che ha concluso la 17ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A e dunque con 6 turni d'anticipo rispetto alla fine naturale della stagione. I nerazzurri hanno battuto nella stracittadina il Milan grazie alle firme di Acerbi, Thuram e Tomori. Uno scudetto mai in discussione con leadership della 5ª giornata in poi ed un susseguirsi di emozioni che tra la metà del girone di andata e quella del girone di ritorno aveva visto protagonista anche la Juventus, che poi piano piano si è andata spegnendo. I bianconeri continuano nel momento negativo di non riuscire a vincere né in casa e né tantomeno in trasferta. Nel turno odierno i bianconeri di Allegri sono stati costretti al pareggio per 2-2 dal Cagliari, tra l'altro bianconeri in rimonta dopo che i sardi erano avanti di 2 reti. Continua il momento negativo del Napoli, che perde anche con l'Empoli e per il momento si allontana dalla zona europea. In chiave salvezza importanti successi per il Lecce, che si tira fuori dalla lotta per non retrocedere grazie al successo per 3-0 contro il Sassuolo, ed il Verona che solo nel finale batte l'Udinese per 1-0. In chiave Europa continua il momento magico del Bologna, che batte all'Olimpico la Roma per 3-1, dell'Atalanta che vince sul Monza per 2-1 e della Fiorentina sulla Salernitana per 2-0. Poco tempo per riposare, anche perché tra poche ore scatteranno le semifinali di ritorno della Coppa Italia.